colpito una banda di criminali efferati che avevano ormai adottato un sistema molto, molto pericoloso di sequestro di persona, e parliamo dei camionisti, di sottrazione del carico, tutto con le armi, tutti travisati, e con poi la finalità di piazzare subito questo carico immediatamente sul territorio nazionale. Quindi tutto si svolgeva rapidamente, in maniera molto molto pericolosa e grave, al punto tale che parecchi di questi autisti, come si può ascoltare in alcune intercettazioni ambientali, gridavano impauriti perché temevano di essere ammazzati. Abbiamo infatti contestato anche il riciclaggio e stiamo appurando appunto i destinatari finali di questi carichi, come appureremo anche i destinatari di questo altro carico, ma non è un carico, ma è un quantitativo di circa 2 tonnellate di marijuana che la banda deteneva in un immobile nascosto in campagna. È un fenomeno sul quale c'è la massima attenzione, c'è l'attenzione del signor prefetto qui presente come comitato per l'ordine pubblico, e c'è un monitoraggio attento anche da parte delle forze dell'ordine. L'attività investigativa comunque richiede i suoi tempi, ma mi sembra che le risposte che Trani sta dando siano sicuramente molto rapide, anche grazie a un ufficio GIP che è molto sollecito. Le indagini non sono terminate, quindi ci sono altri soggetti che state monitorando? Sì, sì, ce ne sono altri soggetti, quindi si continueranno con queste operazioni anche per i prossimi giorni, non prendete impegni.